Sono giorni di intensi allenamenti per la squadra, si riparte per la nuova stagione in vista di poi quello che verrà. Come si sta impostando il lavoro? Prima di tutto è una scelta che abbiamo sempre fatto noi in Abruzzo, specialmente io, di allenarci sulle strade, ecco, diciamo, nelle zone Fossa Cesse, San Vito, l'Hotel Garden è un po' la location prediletta per me perché è il clima ideale, le strade anche con percorsi con poco traffico. Devo dire che stiamo facendo questo stage, ma è molto frenetico perché il ciclismo è cambiato, cioè abbiamo sempre poco tempo. Saremo qui fino al 21, però tra prove del materiale tecnico, biciclette, poi abbiamo con l'Università di Chieti un gemellaggio che sta crescendo, perciò ci prende un po' di tempo, ci toglie un po' per l'allenamento, però stiamo riuscendo a fare un buon programma in prospettiva della prossima stagione perché siamo partiti bene, poi ci saranno le feste e poi ci ritroveremo di nuovo in Abruzzo per poter fare un altro stage prima delle prime gare che sarà in Argentina il 19 di gennaio. Squadra giovane con la commissione italiani, europei, giapponesi e poi quest'anno c'è Cunego che insomma è una punta di diamante importante. Ne siamo orgogliosi perché Cunego comunque fino all'anno scorso era ai vertici nel Pro Tour, molto probabilmente lui voleva scommettere su di sé e noi lo stesso volevamo scommettere su di lui e magari per tanti addetti ai lavori dicono che Cunego forse è già dato. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda la nostra società, pensiamo senza fare pressione perché comunque è una squadra più nell'ambito, come posso dire, non è il Pro Tour, c'è più un rapporto familiare che possa trovare ancora quegli stimoli per tornare non a, diciamo, a fare belle cose nel ciclismo divertendosi non con lo stress ma con la voglia, proprio il piacere che aveva quando ha iniziato. Ecco, raduno qui in Abruzzo, quindi si gioca in casa, è anche uno stimolo a quello che è il movimento del ciclismo che ha bisogno, insomma, di essere stimolato per poter crescere. Ma sì, in Abruzzo sappiamo che c'è una grande storia e soprattutto sappiamo pure le vicende un po' negative. Era un momento difficile per il ciclismo abruzzese, siamo ripartiti insieme a Rocco Menna con gli Under 23 da un progetto proprio da zero. Secondo me siamo stati bravi a unire le forze con la Nippo. La Vini Fantini, nella persona di Valentino Sciotti, ha una passione smisurata perché penso che abbia dimostrato che è pura passione, al di là del merchandising e diciamo, del marchio che esportiamo in tutto il mondo. E piano piano abbiamo fatto, si può dire, la tripla scalata. Adesso siamo tra le professional, sogniamo di poter fare delle grandi corse, tra cui, non lo nego, magari l'invito al Giro d'Italia. E come abruzzese sono orgoglioso di questo perché comunque manteniamo vivo l'interesse in un ciclismo alto livello.